Le guardie è divisa in quattro parti. Fin qui ci sei? Fin qui ci sei? Sì, non mi è sembrato così. Non mi sembra così complicato. Aspetta a dirlo, le cose difficili arrivano. Prendo appunti, no scherzo. Anche se sono molte, le guardie hanno la loro gerarchia. E come ti ho già spiegato, c'è una persona a capo di ognuna. La prima è la guardia scintillante ed è riservata a una certa elite. Infatti ne fanno parte le persone più importanti del QG. Sono i membri che si occupano di dirigere le altre guardie. Ok. Figurati se non era l'era. Se non era lei. Le persone che dirige questa guardia è Miko. E tu penso la conosco ormai, sì. Sembra che non... anche se non sembra a prima vista, in realtà è una persona molto gentile. Ma sono un bel caratterino. Soprattutto con me c'è lo suo caratterino, grazie. Credo che ti convincerò difficilmente al contrario. Dove ero rimasto? Il problema della guardia scintillante. È vero, quel testo è magicamente sceso e sdotto. Ma credo di averti detto già tutto. Vieni, continuiamo a cercare, ti dirò che sto facendo strada. Ma io leggo al contrario, c'è scritto strada facendo, che ho letto facendo strada. Però il senso era quello. Andiamo. Quali sono le altre guardie di cui mi parlavi? Il nero, mi interessa. Se ti faccio domande, dimmelo. No, non fai troppe domande, al contrario, anzi, sono contento di vederti. Contento di vedere. Forse devo prendere gli occhiali, ma no. Ti interessi così tanto alla nostra organizzazione? Io mi interesso più chi è a capo dell'organizzazione. Le altre guardie sono allo stesso livello, hanno semplicemente delle specialità diverse e delle missioni che corrispondono alle competenze dei membri. Oh, l'alchimia sarà. Esatto. La guardia dell'Asenzio. Asenzio. Asenzio. È specializzata in alchimia e in tutto quello che riguarda la preparazione delle pozioni. Ne fanno parte delle specie molto raffinate di Feries, come gli elfi, ad esempio. Quindi quello no. Quello pure aveva un po' le orecchie a punta, il nero, però di meno rispetto a lui. Il ragazzo dei capelli blu che hai visto prima ne è il capo. Lo hai visto proprio qua, dovresti ricordartene. Sì, è il ragazzo che mi ha colto di sorpresa prima. Esatto, lui. E le altre guardie, allora? Continuiamo a cercare il cibo che il ragazzino ha nascosto. Devo cercare... L'ho nascosto? Non l'avevo capito. In biblioteca magari c'è qualcosa. Non posso cliccare niente. Punti clicca, no. E fucina che non data. Scale ora no. Dispensa. Quello io delle guardie. Mi hai promesso che mi avresti detto altro sulle guardie. Ma come siamo impazienti? Prima di dirti altro, vediamo se hai capito tutto ciò che ti ho detto finora. La guardia che ci studierà le altre. Vabbè, quello lì. Esatto, non penso avresti problemi a capire il resto delle spiegazioni. Ernani, ma stai urlando? Ma ti sento da qua! Non urlare! Evidentemente sono un'alunna seria. Sì, infatti sono scappata per cercare i funghi invece di andare a lavorare. Oh, allora sono io che non sono... Perché? Cosa si... Vabbè, questo, il corvo, è lui. Sì, delle spie. Era vestito da... Sembra un po' uscito dalla classe ninja di Fire Emblem. È un Kaze, in realtà. Tra le guardie di El c'è anche la guardia dell'ombra, specializzata nell'esplorazione, se così si può dire. È il mio Gaius. Ma anche in tutto ciò che riguarda le segretezze. La segretezza, la raccolta di informazioni. E lo sapevo, è lui. Quindi io ho questi corvicini in carine. E la persona a capo di questa è Neverra. Il gentilissimo ragazzo che ci ha chiesto di cercare il cibo scomparso al suo posto. Il gentilissimo. Gentilissimo. Allora, qua si tornano le porte. Non penso troverò qualcosa, ormai vorrei... Nascosti al villaggio. Non ti resta che spiegarmi qual è l'ultima guardia e poi soprattutto quello albino. A dire il vero, ne saprei un po' di più sulla guardia di El, ma ne saprei... Ah,
il nostro mondo in così poco tempo è davvero complicato. Anche se prendessimo tutti i libri che ci sono nella biblioteca, non passerebbero per sapere tutto ciò che c'è da sapere sulla nostra storia. Ok. Per finire, Obsidiana. I suoi membri sono per la maggior parte più... vabbè, qualcosa mastodontico. Valkyon. Valkyria, Valkyon. È a capo di questa guardia. Non so se prima hai avuto il tempo di notare che è un tipo che parla poco. Ecco, ti ho detto tutto sulle guardie. Ti senti meno persa? Diciamo che va un po' meglio. Ma non so ancora chi è quel mio carissimo amico. Ah, grazie. E tu sei Kerber. Infatti, tu che tu sei? Che carina, ti ricordi Milano? Me l'hanno ripetuto 16 volte. Mi chiamo Keroshane. Faccio parte della guardia scintillante, come amico diciamo. Mi occupo anche della gestione della biblioteca, e tutto ciò, infatti un piccolo topo da biblioteca. Quello che ti si dice perfettamente. Grazie, adesso che ci penso non so ancora come ti chiami. Non fa niente. A chi interessa sapere il nome di Acrimine? Mi sento, è proprio Fire Emblem. Quando in rivelazione tutti si additano come traditore. Di un criminale dopo tutto. Non prendertela. Oh no, mi chiamo Nudge, che per i comuni mortali sarebbe Jun al contrario, ma ovviamente tutti i nick erano presi e quindi è rimasto solo questo. Avevo scritto anche Juniper al contrario, ma qualcuno l'ha occupato, come... Cioè, Juniper al contrario è... No, Juniper, quindi è per i Nudge. Per i Nudge, chi è che si mette per i Nudge, com'è? Nick al di fuori di me. Quindi, boh, va bene. Un nome molto carino. Oh, meno male, se lo dici tu. Vuole portarmi al rifugio. Oh mio Dio. Stai attenta a non perderti, resta vicino a me. Abbiamo traversato una grande stanza prima di arrivare in un posto più calmo. Rifugio di El. Viale degli Archi. Chiosco centrale, grande porta. Oh cazzo, sono tornato indietro. Meno male che non si paga questo giro. E questo è? Viale degli... Ah, niente, questo si ferma. Devo imparare bene perché sennò sprecherò tanto di quel mana. Visto che non abbiamo trovato niente nel QG, vuol dire che il bambino ha nascosto i viveri che ha rubato in giro. I viveri vuol dire che ha razionato il cibo. Trovare del cibo qui da noi è parecchio complicato, quindi siamo obbligati a razionare. Dimmi se ne vai in giro, ok? Ok. Ah, quindi io guardavo in giro, ma era totalmente inutile perché ora me l'avrebbe spiegato. È possibile che a volte un oggetto sia nascosto nello sfondo, pesaggio in una stanza. L'oggetto che cerchi di trovare più lì, cliccaci. Ci ho cliccato. E intanto non si carica più la mappa. Però che brava, hai proprio occhio per queste cose. Vieni, andiamo a mettere tutto a posto. Sembra combattuto. Lascio comunque un pezzetto di pane. Sembra la ragazzina dovesse tornare. Avrà qualcosina. Mi raccomando, non una parola, amico. Promesso. Devo tornare indietro, quindi chiosco centrale. Scusa se ti annoio con tutte queste domande, ma che cos'è il rifugio di El? È un villaggio che si trova nel quartiere generale. Ah, quartiere generale. Come quella. Mi ricordo come quella volta che non sapevo cosa significasse MC e stavo per main character. Che piccola bambina speciale. È destinato agli abitanti di Eldar in situazioni di bisogno che ci restano il periodo necessario a ritrovare una certa stabilità. Un rifugio, una guardia che gestisce i conflitti. Si direbbe quasi che stiate in guerra. Che siate in guerra. Non siamo in guerra, abbiamo molte cose da gestire. Vieni, adesso è ora di rientrare. Perché c'è scritto GQ? GQ? E non QG. Mi confonde. Cioè, come confonde? Eccoci io. Ora è tutto a posto, caro. Adesso puoi farmi tornare a casa. Ma è deficiente. Mi dispiace, ma quello che ti abbiamo detto è vero. La strada presa per venire qui è a senso unico. Andarsene da qui è molto più complicato. Ma non c'è davvero nessun mo. Ah, caro.
hai potuto trovare i... Ma non te l'ha detto il nome, come fai a sapere se l'ha detto io non l'ho notato? Beh, mi ha guardato e si è stoppato e mi ha fatto un grande sorriso. Oh, ehi amico. Perché? Ah, e tu cerchi guai, devo metterti in riga. Davvero? Sì, ero poi innamorati perdutamente di me, ma tu non sei il mio tipo. Non vuoi aiutarmi a convincere Miko a lasciarla qui o al villaggio fin quando non potremmo rimandarla a casa? Non lo so, che ci guadagno? Una pizza in faccia, a mano aperta. Una doppia razione di miele e un qualche biscotto? Non dico certo no. Ok, ti darò la mia parte allora. Poverino. Sei così generoso. Ho l'impressione che Kero si sia fatto pregare. Grazie, siete stati tutti molto gentili, tutti e due. Cioè, quello l'abbiamo comprato con biscotti e miele, questo è il vero Gaius. Ci ringrazierai quando avremo convinto Miko. Non è ancora sicuro che eviterà la prigione. Come vuoi. Allora, andiamo. Miko deve essere nella sala del cristallo. C'è di discussione. Che bello però che i betti escono qui mentre non c'è per te deve andare a leggerli ogni volta. E Zarel era sorridente mentre ci accompagnava da Miko. Sembrava quasi che la situazione lo facesse divertire, ma non sapevo bene perché. Più avanzavamo, invece, più che Roshane sembrava nervoso. Quanto a me, il nodo allo stomaco era sempre più grande. E allora dovrei andare qua e qua. Che brava, già imparato. Miko si trovava effettivamente nella sala del cristallo dove era apparsa qualche ora prima. Ero apparsa, quindi sai che era qualche ora prima e non qualche giorno fa. Mi è andata via la voce. Era in compagnia di Valkyon e Nebra. Oh, stai lontano dal mio boyfriend. Ma anche qualcun altro che non avevo ancora visto fino a quel momento. E chi è? Allora, ero rimasto, sembrava nel pieno di una conversazione importante, a giudicare dal tono delle voci. Allora forse non era il momento migliore per chiedere un favore a Miko. Leiftan, stai bene? Non è niente di rotto, spero. E dal mentre mi sono strozzato con la saliva, quindi sto un po' morendo. Ehi, amico! Pure tu, non sei tanto male. No, non preoccuparti, sto bene. Non è possibile, sono già due volte che questo qui riesce ad entrare, ma almeno sei riuscito a farlo scappare in... Che cosa? Mi sono un po' perso. Non sai chi sia, ma non ti rende conto che ciò che fai è pura follia, ci mette tutti in pericolo. Anch'io, oddio, è uscita! Che bellino. Anch'io non capisco proprio le sue ragioni. Mi dispiace, se fossi riuscita a trattenerlo avremmo potuto fargli domande. Non fa niente, hai comunque evitato il peggio. Adesso dovresti andare in infermeria per essere certo che non ti sia fatto male. Mi occupo io del resto. Mamma si è abbassata per prendere il suo mantello. Ah, ora sei più carino col mantellino così. Visto che insisti, ma ti assicuro che sto bene. Oh, vengo anche in infermeria con te. Per assicurarti che tu... assicurarmi che tu stia bene. Questo è da vedere. Miko si è accorta di me mentre un biondo stava via, stava per andarsene via. Oh. Nevra, vedendoci, ci fece un sorriso, invece Valkyon restò impassibile. Lui mi sorride, vedi, già ha capito il nostro feeling. L'uomo che si chiamava Leiftan fu sorpreso di vedermi, come tutte le persone di questo mondo che avevo già incontrato. Che carino che è. Ma è carino. È carino. Chi sarà il mio Seven in questo gioco? O il mio Lisandro? Credevo di averti detto di rinchiuderla in cella. Beh, ci siamo detti che... Che ero... Seguito. Ma ha un po' le sue cose, sta tipo. Perfinamente però, soprattutto con me. Siccome mi ha aiutato, mi sono detto che non fosse il caso di rimetterla in cella. Poverino. Ah, ti sei detto? Miko ha riacceso la fiamma del suo bastone, visibilmente arrabbiata, mentre Kero si faceva piccolo piccolo. All'aria gentile,
e poi una persona in più potrebbe esserci utile, no? Basta, non cambio certa idea solo perché mi hai detto che la trovi gentile. Tanto per te esistono solo persone gentili. Ma io sono davvero gentile, sono solo un po' stupida. Kero si è messo a balbettare lanciando uno sguardo deprecevole a Ezza e Zaren, sperando che l'aiutasse, ma non credo che voglia farlo, visto che la situazione sembra divertirlo. Qualcun altro ha proposto di aiutare. Ah, lui? Perché non le diamo una possibilità? Chi può dirlo? Ma tu non eri andato in infermeria? Guarda, sta così male che si è caricata solo la testa. Esatto, e poi ti faccio notare... Oh, basta. Questo gioco è finito per me. Io, Maria, io ho deciso anche fare l'esterna. Cioè, ho fatto... Mi è bastato solo l'incontro dei nostri sguardi, dei suoi muscoli, dei suoi capelli corvini. E io, basta. Non ho bisogno di altro. E poi è un'umana, quindi potrebbe servirci come esca. Ah, grazie. Non mi piace il loro. È carina. Potrebbe esserci utile. Sì, usarla come esca. E se mai non ci fosse più utile, possiamo sempre abbandonare nella foresta. Ehi, vi ammazzo tutti. Stupide fate di merda. Sempre. Se non ci farà divorare. Ok, prima. Ma si rendono conto di quello che state capendo? Che dite? State capendo che dite? Dite sul serio, visto che insistete tanto, allora vuol dire che mi recuperate e ne sarete totalmente responsabili. Ma evitate di venire a piangere se mai le cose non dovessero andare per il testo giusto, perché non vorrò saperne niente. Adios. A questo non avevo pensato, quindi ci dobbiamo davvero dividere la ragazza. Che cosa? Io prendo un braccio, io una gamba. Io prendo altro, disse il nero. Solo se ha le caratteristiche necessarie. E perché no? Se mi porta la colazione si occupa di me. Questo è un po' Jumin. Posso essere la tua Elisabeth terza. Ma anche sì, chi credono di essere. Ma, no, ma seriamente, che cosa dite? Cosa sta succedendo? La nostra superiore ci ha chiesto di occuparsi di te. Questo vuol dire che entrerai a far parte di una delle guardie. Congratulazioni. E adesso Piero ti farà tante domande noiosissime per sapere in quale guardia lavorerai. E poi ci rivediamo. Lavorare? In quel momento volevo solo una cosa. E vedi, non sei andata a lavorare nel mondo degli umani. E ora vai a lavorare con le fattine magiche. Termina l'episodio, wow! Bene, no, questo secondo episodio è stato molto più interessante, devo dire, da tutta. Mi piace... Cioè... I personaggi maschili sono tutti molto carini, tranne quel colosso albino che non è il mio tipo, però... È caro, caro nemmeno mi piace. Mentre gli altri sono carini, ma credo che mi butterò sul nero corvino o su quello biondo nero perché sono i più carini. Nient'altro, ora credo che dal prossimo episodio inizieranno a usare i mana, come diceva, credo siano questi, ma che sarebbero un po' i punti azione di questo gioco, evidentemente. Nient'altro. Vediamo come sarà il terzo, vediamo in quale guardia riuscirò ad entrare tramite le noiosissime domande che mi faranno. E alla prossima puntata di questo nuovo otome. Adios. Non ho illustrazioni, quindi ora la cerco online, la incollo come sempre a fine.